Rimpatriata. Quindi se parlo con lui cos'è? Una missione secondaria o... Sei qui per aiutare la tua gente. Ah, me lo fa già aprire nel rooster. 10 punti tratto ottenuti, ma GG. Ma andiamo subito a fare modifiche, cose. Sì, sempre super gentile però. Oggi Emi ti cercava, fra l'altro, eh. Oggi Emi ti cercava. Tutto innamorato, con gli occhi a cuoricino. Ti cercava tantissimo. No, io voglio il mio cagnolone, voglio. Cos'è sta roba? Cos'è? Balzo della fede. Ma c'ho i poteri nuovi? Ira. Tocco dell'Eden. Il dono dell'Eden si è ripreso. Ma cos'è sta roba? Ma c'ho delle robe nuove, c'ho. Ma io prendo tantissimo tutto. Prendo anche questo, prendo. Che succede? Eccolo! È stato di parola, incredibile, è stato di parola, guardalo. Oh, da quando gli hai detto che sei Sonara, gli si è aperto un mondo, eh? Grazie, la sub regalata giocherina da Emi. La Sony dominerà questo streaming, niente. Devi solo ringraziare con una caterva di giochi da finire PS4. Il balzo della fede mi sta tantissimo di Assassin's Creed. È il doppio salto sarebbe. Senti? Grazie tante, Emi. Adesso vediamo come salta fuori Giocherina con gli occhi a cuoricino. Sempre se li fa, eh. Allora, mappa. Hai visto? Ma solo perché gli hai detto che sei Sonara, e altrimenti col cazzo che te l'avrebbe regalata la sub. Anzi, te l'avrebbe fatta pagare a te per lui livello 3. Grazie, Emi. E te l'ho detto che se non crollavo dal sonno facevo live. Te l'avevo detto, sono riuscito a rimanere in piedi e quindi live. Il martedì è il giorno di riposo. No, in realtà sono tutte le sere che dico che vorrei andare in live e mi addormento alle 8. Cioè, stacco la live, faccio cena, mi appoggio al letto e crollo. Poi mi alzo alle 5. Ora E tocca a me. stasera ce l'ho fatta resistere. Ma non vi aspettate, tanto a mezzanotte crollerò malissimo. Anzi, dormo in live, tanto lo fanno tutti. Un baciotto speciale, attenzione. Dirti questo, ma si vede che sei stata nel Gaudio. Ho cercato di avvisarti. Spero che quel che hai avuto da Joseph valga il suo Baciotto prezzo. Ma speciale. non ho Bella, avuto Piro. niente. Rush è andato. Non so dove Regali sia. sub e tu non sei sub. È vera sta cosa, Emi. Hai regalato la sub e tu non sei subato. Brava Lauretta, occhio scaltro. Invece Lauretta ha fatto così tanto in questo canale che c'ha una fila di stemmi paurosa. Un sogno realizzato e anche di più. No, Emi non la fa da me perché non sono sonaro come lui. Anzi, non ha neanche lasciato il follow probabilmente. Segue la live senza il follow pure. Probabilmente è successo così. Allora, cosa dobbiamo fare qua? Vengono prima le belle personcine di me, adesso fa l'altruista. Ora fa l'altruista. Ma piantala. Che se fosse Boxara col cazzo che gliel'avresti regalata la sub. Anzi, non gli avresti detto neanche ciao. Comunque, Laura, ottima osservazione. Ottima osservazione. Cosa? Con chi devo parlare? Dicono che se la nostra base è ancora in piedi lo dobbiamo a te. No, parliamo con lei. Grace non combatte più come un tempo, ma è ancora fondamentale. Grazie a lei potrai avere le mie Grace. e ti Gioca The aiuterò. Last of Us per la mia ragazza? Bravo, Amy, ecco. Dovremmo dare a Amy lo stemma VIP che dici? Direi proprio di no. Vi saluto che vado a finire di guardare Return of... Giocherina, fermati un secondo. Guardami. Guardami, Giocherina, mi stai guardando? Dimmi che mi stai guardando. Dimmi che mi stai guardando, Giocherina. Ci siamo capiti, no?
ci siamo capiti. E spero tu abbia visto anche la mia bella foto su Instagram, visto che ti vai a vedere Ritorno al Futuro 2. E mi prendi esempio da giocherina in questo. Guarda che film si sta guardando. Sì, già visti tutti e tre, l'altra volta hai detto che era un film di merda, però. Hai detto che era un film di merda, con due M. L'hai già vista la foto? E allora, molto bene. Comunque, adesso che hai la sub, hai le emoticon della DeLorean e dello skate volante dell'Hoverboard. Quindi puoi spammarle tantissimo. Finiti tutti, Ritorno al Futuro, sono stupendi, anche se il primo, secondo me... Bravo, Ale. Perfetto. Comunque, adesso mi stai ancora più simpatica, giocherina. Hai messo un cuore vicino all'Xbox, niente. Non ho più parole per quest'uomo, io. Porta quelle chiappe, dammi una mano! No, devo parlare con Grace, io, che non so dove sia, però. Ora la cerco. Quanto è bella, giocherina, quando vuole. E allora, buona visione, ragazza del futuro. Hai capito la mia lauretta, che occhio scaltro che ha, però? Allora, qua mi dice di parlare con Grace. Milioni di parole. C'è qualcosa che mi sfugge nelle missioni. Bella giornata, eh? Sei la risposta alle mie preghiere, non ci credo, ha funzionato. Allora, fate la sofas. Allora, vediamo vedere cosa mi dice. Riavere Nick con noi è una gran cosa. È uno che non sta mai con le mani in mano. Anche Damon usa una sub, me lo regalate. Niente. Auto, barche, quote. Io non l'ho mai guardato, me lo consiglio. Ale, ma devi rimediare tipo subito. Devi rimediare tipo subito se non hai mai visto Ritorno al Futuro. È semplicemente la miglior trilogia di film al mondo. È il film Ritorno al Futuro. Non è un film, è il film. Guardali subito. Corbezzoli. Così capirai anche il senso delle mie emote. Grazie a te. Torno a giocare della Stofast. Ciao Ale, buona partita. Hai la testa dura, coniglio. Ti abbiamo detto di smettere di crearci problemi. Non ci hai ascoltato. Ci siamo presi i tuoi amici, pure Rush. Vieni alla fabbrica del concime. Te la insegniamo noi una lezione. Ah, vedi che ci sono robe. Ah, vedi? Pareva strano che non ci fossero delle missioni principali. Adesso la cosa ha senso. Quindi, sotto torchio. Ah, non mi dà lo spostamento rapido. Però io, visto che sono qua e non ho voglia di farmela a piedi, prendo un elicottero. E ora dovrebbe esserci l'elicottero. Vaffanculo ai guerrieri della strada. No, voglio un elicottero, voglio. Grosse patate, niente. Fighissimo quel nome. Perché non mi dà un elicottero qua? Brava Ale, molto bene. Poi mi dirai grazie, mi dirai è un gran film e bla bla bla. Cosa molto importante questa. Vi sta a combattere per noi a Prosperity. Gli anni di mezzo dopo il collasso, quelli sono stati peggiori. Va bene, recuperiamo un po' di piante. La terra troppo avvelenata per coltivarci qualcosa. La tua faccia è avvelenata. Tutti quelli che conoscevo che sono sopravvissuti. Allora, c'è un punto qua uscendo dalla mappa dove c'è l'elicottero da prendere. È stata coraggiosa durante l'assedio. Vedi, garage, helipad, boat house. Ok. Vedi che era qua che si prendeva. Che io voglio l'elicottero, voglio. Questa chi è? Non fare la timida con l'officina. Se ci porti i materiali possiamo costruirti quello che vuoi. La tua faccia costruiamo. No, non voglio i veicoli terrestri. Voglio un cazzo di elicottero, voglio. Helipad. Eccolo qua. Che saltoni che fa adesso. Quindi adesso è tipo drogata lei.
Però questo mi mancano i cosi. Vabbè, facciamo questo. Meglio di niente. Ah, non me lo fa generare perché c'era il cagnolo di mezzo. Ok. Allora, munizioni. Ok, abbiamo tutto, abbiamo. E andiamo. No, magari non così. Prendi quota, scendi di quota, beccheggio, pistola, spara. Lancio equipaggiato, va bene. Comunque i mezzi girano più lenti in questo Far Cry. Eccolo. Eh sì, sono su Netflix. Vedrai che te ne innamorerai. Infatti se guardi nelle mie foto Instagram io ho tutta la bacheca Michael J. Fox, che comunque per me è il mio eroe. E viene prima di Ritorno al Futuro, viene, perché io Ritorno al Futuro l'ho scoperto come suo terzo film. Però vabbè, giustamente la maggior parte di quella bacheca è fatta di Ritorno al Futuro. Comunque ti piacerà tantissimo, non ne potrai più fare a meno. L'hai visto? Brava. Eh già, e pensa che se l'è presa a 28 anni, se l'è presa, Amy. Io ho letto i suoi libri pure, dove racconta tutto, racconta. E niente, allucinante. Comunque, grazie alla sua associazione hanno fatto dei progressi pazzeschi. Infatti nella malattia al suo stadio è molto grave e lui riesce addirittura a recitare invece. Allora, raggiungiamo Frankenstein Junior. C'è il comando, c'è di Frankenstein Junior, Candela mi pare che sia... Guarda fra i vocal, non mi ricordo come l'ho chiamato. Punto esclamativo vocal. E dovrebbe esserci il comando di Frankenstein Junior. Il tempo passa. Segui i tubi. Che tubi devo seguire? Sa che non ho capito cosa devo fare, ma forse qua, robe, cose. Bella sta musica. No. Accendi l'interruttore per far fuggire gli ostaggi. Quale interruttore? Mi dice che è lì, mi dice. Non capisco. Forse qua sopra. Ma dove cacchio è sto interruttore? Prende per il culo? Non riesco a capire. E 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fallita la missione, non ho capito dove cazzo andare. Eccola qua. Un po' tardi.
Gli ostaggi sono morti. Rifacciamola. Ce l'ho fatta. Eh no, dovevi fare tutto il giro, altro che sotto. Bisognava fare tutto il giro. C'è pure il falchetto, c'è lì. C'è pure il falchetto. Stavolta vediamo di non fare cazzate. Ce n'è un altro, ce n'è. Prova e disinnesca le bombe. Abbiamo avvisato, cazzo. Niente, mi prendono per il culo tantissimo. Ti devi allontanare tantissimo. Nona, nona Timber, ho sbagliato cagnolo. Di sopra. Dove cazzarola è? Oh, giuro che non capisco una minchia. Qua? La proviamo tutte, bella nonno. Ok. Dove cazzo è? Oh, vabbè che sono rinco però. Oh, c'ho pure il cane che mi dà una mano, non riesco a trovare nessuno. Trenta secondi, non ce la farò mai. Non era questo. La rifarò. Bloccata. È grigissima. No, niente. È da rifare. Non riesco a capire dove si passa. Missione fallita. Boh. Sistemo cose e faccio compagnia al buon Roger. Già, scaraxone. Non ho capito dove cazzo si passa. Meraviglia. Meraviglia delle meraviglie.
Ok. Impari a metterti contro di noi. Ti abbiamo avvisata! Ti abbiamo avvisata, cazzo! Si impara sempre qualcosa. Lo diceva sempre il vecchio. Ora tu e Rush imparerete. Allora. Trova e disinnesca le bombe. Che non so neanche che forma abbiano ste bombe. Andiamo a salire su. Io continuo a sentire solo beep e basta. Ma non vedo dove merda è sta bomba. Sto raccogliendo. Ok, abbiamo capito che sono delle persone. Persone che non riesco a vedere dove sono. Stai grindando. All'inizio devi grindare un po', sì. Secondo me devi trovare la scheda. Però hai visto che prima ho disattivato le bombe dagli ostaggi? Niente, di nuovo fallito. Bisogna salire di qua. La vedo grigia per il nostro Rush. Perché quando trovi la persona, poi trovi anche la bomba da disinnescare. 2, 1. Vedi, me l'ha dati buoni, me l'ha dati. Disinnesca le bombe. Erano quelle solo. Ti devi muovere. Mi piacciono gli enigmi. Ah, è un enigma. E come cazzo lo risolvo? Ci sarà un'occasione. No, sbagliato. 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 4. No. Questa è una combinazione 4, 2, 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Spara a chi? Oddio. Spara, spara, spara. A chi, a cosa, non lo so. Ma è un innocente? Un minuto. Allora, non devo sparare. Te l'abbiamo già detto. In questo mondo conta
Ok, devo solo liberarli. Devo solo liberarli, quindi questi. Non importa quanto ti vuoi impegnare. Lassù. Col fucile di precisione, se no. Adesso vi leggo. Secondi. Cambiamo fucile. No, minchia, l'ho fatto fuori. L'ho fatto fuori tantissimo. E mi spiace, Gioia. Idea buona, esecuzione pessima. Vabbè, più o meno ce l'ho fatta. Raggiungi la porta della raffineria. Ok. E riflettevo su giochi che spesso. Che giochi spesso anche l'Xbox. Eppure Amy sostiene. Ti sostiene e partecipa alle live pur provando odio viscerale per la piattaforma. Dovresti dargli qualche ban in meno per questo. Stasera mi sento buono. No, no. E il fatto che Amy non sa quando gioca l'Xbox. E tutte le volte che ho giocato all'Xbox, Amy non era mai presente. Quindi non difenderlo per niente. Mi sono fatto due bicchieri di tè freddo al limone. Mamma mia, per questo ti bannerei, puccettone. Scarax, non ha aiutato che tutte le volte che ho fatto Red Dead Redemption 2 Amy non c'era? Non c'era mai? Adesso. Mi ricordo. Prendi spunto, Scarax, che quello è furbo. Adesso c'è solo perché sto giocando alla PS4. Rilassati. Fa con calma. Ah, c'è un altro account, Ale? Sei tu? Sì, sei tu. Allora, cosa devo fare qua? Capisci cosa c'è in gioco, vero? Cosa devo fare? Ammanettati. Ammanettiamoci. Dai, guarda. Lo vedi quanto è facile andare d'accordo? Volevo soltanto che tu lo capissi. Volevo che tu... Bravo nonno, fagli sentire la potenza dell'Xbox. Nonno Boxaro e Amy Sonaro. Invece tu hai preferito il bastone. Ecco a te. Bene. Una volta il verde era il mio colore preferito, una volta uscita l'Xbox ho cambiato subito, niente. Ma giuro, neanche ai tempi del Super Nintendo c'erano delle robe simili. Non è ancora aperto Far Cry 5. Malissimo, malissimo, Ale. Prima che arrivasse tu, tutto andava fottutamente male. Aprilo e trova cheeseburger, niente, apri me quello lì, ma sentilo. Non sono male come villa in questa qua. Non c'è speranza per voi. E nemmeno futuro per nessuno di voi. Dopo giochiamo un po' all'Xbox, Amy. Adesso sbarella. Ora gli dà le botte. Ci dà le botte ora. Io ho già vista sta scena, però è quella inizio gioco dove la buttano giù. Io non sono come quella bestia di Amy, non dico nulla sulla play. Sì, ma infatti Amy è così. Michelle, Louise, dovete ascoltarmi attentamente. Perché? Tu non vieni con noi. Non ho scelto. Papà dice che o sei con noi o sei contro di noi. Non è così semplice. Invece sì. Devo andare, mamma. Papà è qui. Michelle. Voi due dovete prendervi cura l'una dell'altra. Vostro padre non lo farà. Lui ha sempre grandi piani, ma ogni cosa che fa finisce con la violenza. Papà risolve i problemi.
No, lui li crea. Mai fatto Fable. Alle spalle una scia di cadaveri, non gli importa chi si fa del male. Oppure il primo per la prima Xbox. Pur di stare con te rinuncia a vedere il suo maestro. Puccettone non me la conta giusta, non me l'ha mai contata giusta Puccettone. Che tanto fa così poi quando sbuca fuori il suo maestro però cambia radicalmente. Quindi vediamo il Fable 9. Ma a che ora c'è la conferenza, nonno? A che ora fanno la conferenza? Perché se la porterei anche in live io, che mi sa di conferenza su cosa? Il 3 sì, me l'hanno detto tutti che fa cagare. Lu! Cazzo! È fatta. L'hai visto anche tu? Ma come cazzo hanno fatto? Era tutto normale, poi sono andati a nord. Forse è il caso di fare delle... Ma tutto questo, la mia lauretta, che fine ha fatto? Fable 1 per Xbox, il primo gioco che abbia mai giocato. Mamma mia, ce l'ho originalissimo in collezione. Perché ho detto prima o poi ci gioco. Ti ha dato le botte, ti ha dato. Dalle 17 alle 18 pre-show con il tipo del Game Awards in cui faranno già qualche annuncio. Dalle 18 inizia la conferenza. Ah, quasi quasi si potrebbe portare in live. E poi sarà dalle 18 alle 19 lo show vero. Ma l'ho comprato perché mi sembrava figo. Monopoli! Mamma che ingresso! Che ingresso! Signori, Monopoli, 7 mesi! 7 mesi di sub di Monopoli. Grazie, Monopoli! Mi dispiace. Grazie tante, buonasera a te. Mi dispiace. Signori, Monopoli ha avuto il coraggio di fare la sub da me per 7 mesi. Mamma mia. Grazie, grazie, grazie per il supporto. Fable 2 finito 5-6 volte. Best gioco ever. Mai provato. Hai rischiato per noi e ti è costato la vita. Ma fanno un reboot allora? È stata colpa mia. Rush. Grazie ancora Monopoli, davvero. Grazie del supporto. Ci vuole coraggio a fare la sub da me per 7 mesi, eh? Fatemi sottolineare questa cosa. Allora. Era un grande uomo. Sempre compagnia nel pomeriggio quando lavoro. Grazie, Monopoli, davvero. E tu hai fatto tutto quello che potevi. Che sono bello, perfetto, ok. Che sono bravo, non lo so. Però se mi fate la sub solo perché sono bello, io non me la sento di dare di essere in contrapposizione con la vostra affermazione, ecco. Vado a vedere come sta Carmina. Quando vuoi sentire cosa hai in mente, vieni. E così Rush se n'è andato. Comunque lo sapevo, che se ne andava. Continuiamo. Dunque, quanto mi dice Boffino Bello, quanto mi diceva oggi, dovrebbe essere più o meno verso la fine. Quindi se riusciamo a finirlo in tempi decenti, dopo si fa retro pesante. Cazzo, ha funzionato. Vieni qui. Allora io vorrei prima caricarmi con le armi, però perché ho avuto la brillante idea di giocare Mass Effect Andromeda? Cavoli, non lo so, ti dico, io Mass Effect non ci ho mai messo mano per il semplice motivo che io odio e non sopporto le ambientazioni spaziali. È più forte di me. Io se vedo ambientazioni spaziali non riesco neanche a vedere i film. Io non ho mai visto Star Wars. La scomparsa di Rush ha scosso tutti. Mi compro l'Xbox solo per quello. GG. Anche se, ma no, ma non dire così, Ale. Tu fidati di me quando ti dico che una cosa è valida. Fidati di me. Ti ho consigliato Ritorno al Futuro, Far Cry 5. E ti dico che l'Xbox è un'ottima macchina. Se è da
davvero in confidenza con le gemelle, come dice, può risultare decisivo. No, io roba spaziale non ce la faccio, non è più forte di me. Guarda, l'unica cazzata che ho fatto, ed è stato uno dei primi giochi che ho portato in live addirittura, il 23 sì, credo che la porto in live la conferenza, è stato uno dei primi giochi che ho portato in live, non so se te lo ricordi, il reboot di Prey. Ah, del bollino di Scarax ti devi fidare ciecamente. C'è stato il reboot di Prey che io l'ho iniziato e sembrava un gioco normale, se possiamo chiamarlo così, e poi si è rivelato tutto nello spazio. Fortuna che era al chiuso, era in una struttura e quindi ci ho più o meno giocato volentieri, altrimenti col cacchio, proprio a me la roba spaziale non mi va giù. Other Worlds, ah, è vero, Other Worlds. Però Other Worlds, non so se hai notato, ci ho giocato spesso e volentieri, comunque quando era giorno. Tutte le missioni tentavo di farle di giorno. Bellissimo Other Worlds comunque, mamma mia che giocone. Stessa cosa con la roba spaziale. Anche te non ti piace la roba spaziale? Un PC di merda. Tra l'altro oggi hanno aggiornato il sito e sembra che esca un'espansione, un DLC? Ma guarda, ti dico, io sono contro i DLC, però The Other Worlds probabilmente è l'unico caso per il quale comprerei volentieri un DLC. Vabbè che non è vero, anche altre volte ho comprato volentieri dei DLC. Però il più delle volte mi fanno incazzare. Infatti devo ancora prendere il DLC di Far Cry 5, perché sono molto indeciso. Perché comunque mi gira i coglioni spendere soldi per un DLC così. Anche se ho visto il DLC di Far Cry 5, c'è tanta roba. Il Season Pass, scusate. Pure io delle cose spaziali, per questo odio Star Wars, Star Trek e quelle robe lì. Io non ce la faccio, io se vedo robe spaziali mi annoio proprio a morte. Cioè proprio per me inizia a fare così. Ma guardate, non intendo farlo. Oh, è arrivato Yora. È arrivato Yora. Visto Yora, non mi sono addormentato. Così tanto da contare c'è. I peli del naso. Beh, c'è anche Far Cry Remastered. Lo so, solo che sai cosa? È che tentato, avevo 5 euro di credito Microsoft e c'era Far Cry 3 in offerta 3 euro. E quindi, visto che era l'unico gioco decente su quella cifra, l'ho preso. Anche per quello che mi gira un po', mi scazza un po' prendere il season. Solo che boh, tanto a 3 euro non c'era nient'altro da prendere, quindi c'ho comunque un gioco in libreria. È che lui ha un debole per me, vuole farmi ingelosire, va bene? Perché mai dovrebbero parlare con quello stronzo, altrimenti? Quindi la prima parte del piano. Comunque vediamo, dai, magari domani faccio che comprarlo e boh. Anche perché poi sale a 30 euro e mi girano ancora di più i coglioni. Così potrei avvicinarti a Frank e ucciderlo come cazzo ti pare, come cazzo ti pare? Guardiani della galassia, quello lo amo, ho anche un posterazzo, mai visto. Metti pure qui il contrario mio che giocherei solo roba spaziale. Oh, io non ce la faccio. Più forte di me, nonno. Più forte di... Io ho Mass Effect, ho l'1 su Xbox e ho il 3 su Wii U, che era incluso in tutto il pacco di giochi che ho preso. Mai neanche avviato. Ehi, guarda come ti dona l'arancione. Ok, qua devo fare l'infiltrata. Ti starai chiedendo come siamo senza armi. Entrerà in contatto con le gemelle, giusto? Ma anche come film, il mio genere preferito, ma Steph li ho fatti tutti. Io né film né giochi riesco a fare. Basta vincerlo e avrai un biglietto. Ah, quelli della Marvel li ho visti, Ale. Non ho visto Guardiani della Galassia, però quelli della Marvel li ho visti, non dico tutti, ma quasi. Supereroi mi piacciono. Non mi piacciono solo le cose spaziali, non mi piacciono. Adesso lo vedi, genio. Elimina Frank e boom, si libera subito un posto per il derby. E così conosco uno che conosce una che va. In ogni caso posso partire. Conosco uno che conosce una, niente, questa è una citazione. Ma prima Frank deve morire. Vabbè, facciamo fuori Frank. A me piace la fantascienza, però quella più giapponese. No, allora, la fantascienza piace anche a me. Non mi piacciono le ambientazioni spaziali. Che è diverso, io la fantascienza la adoro. Non mi piacciono le ambientazioni spaziali. Se io vedo che il film è ambientato nello spazio. Questo è come te che chiede per amici, ovvio. Pensavo fossi più avanti nel gioco, però sei comunque a buon punto.
vediamo se riusciamo a finirlo stasera, se non mi addormento prima. Ehi, che piacere vedere. Se mi addormento metto anch'io la cassa come come i pro. Merda, ci vai tu. Porta e dormo in live con la cam puntata. Sì, sì, a me è proprio l'ambientazione che mi tedia. A me la fantascienza piace un casino. Io se vedo ambientazioni spaziali, però l'unica cosa appunto che ho fatto, ma è stato fra virgolette neanche un errore mio, ma sono stato tratto in inganno, è il reboot di Prey, che era quel gioco che era uscito nel 2006 per PS3 360. Che se tu lo vedi nel reboot inizia come un gioco tipo avventura, tipo Detroit Become Human, sei all'interno di un appartamento e tutto quanto, dopo prendi e vai nello spazio. Infatti c'erano delle sezioni pallosissime dove devi proprio vagare per lo spazio per recuperare cose, però vabbè, la trama mi aveva preso un po' e l'ho finito. Io ti riempio di soldi e fazzoletti usati, spero più fazzoletti che soldi, boffino. Preferisco, e tu mi capisci. Ed è stato uno dei primi giochi che ho fatto in live. Però vabbè, la trama mi aveva preso, quindi ci ho giocato. Però a saperlo prima non l'avrei mai iniziato. Comunque specifico non mi ha fatto impazzire, eh. Un buon gioco, ma un paio di meccaniche davvero stupide, comunque. Adesso non so cosa abbiano deciso i programmatori nel reboot, però aveva delle meccaniche, un paio di meccaniche abbastanza stupide sull'utilizzo delle armi. Comunque, se siete curiosi di sapere che giochi ho fatto in live fino ad adesso, vi ricordo che nelle informazioni, ok, che nelle informazioni trovate la lista games dei giochi che ho fatto in live. Ne ho finiti più di 70 in live. Ci tengo a informarvi di questa cosa. Devo aggiungere ancora Lupin. Ok. Sì, l'ho superati i 70. Devo aggiungere solo oggi Lupin, che me lo voglio assolutamente contare. Maledetto gioco. E quanto mi ha fatto incazzare alla fine. Mi ha fatto incazzare un casino. Assembliamo. Può darsi che sia la Pacotto, può darsi. Proviamo anche la lista di film porno che hai visto. Guarda, nonno, è una lista così lunga che non so se hai voglia di leggerla. Cioè, è più lunga di 10 Zannichelli messi assieme. Sarebbe da controllare se è la Pacotto, può darsi. Che poi stai a vedere, adesso mi metto a guardare, c'è una mia amica che doppia. Perché voi lo sapete che io ho degli amici che sono doppiatori. Però non mi pare che ci sia in questo gioco. Nonno, io e te dobbiamo sempre fare la live dove parliamo del porno anni 80, eh. Sì, sì, lei ne ha fatti un casino, ha fatto Resident Evil 2. Ma anche la mia amica, che si chiama Chiara, ne ha fatti diversi. Ha fatto anche Assassin's Creed, ha fatto. Cosa cazzo ci fai ancora qui? Devo fare ancora proiettili? Tra l'altro, Luca Ward che leaka il nuovo Splinter Cell, è vero. L'ha proprio leakato in un'intervista, ha detto sto lavorando al nuovo Splinter Cell. Ma a me uno Splinter Cell nuovo non dispiace. Banco 1, per oggi avete finito. In cortile mani. Io l'ho fatti, quasi tutti l'ho fatti. Mi manca il Conviction. No, qual è l'ultimo? Il Conviction. Quello mi manca forse. Cosa devo fare qua? Ah, devo aspettare. Ho scritto ad Umberto Smaila se viene come ospite, ma magari. Facciamo una super live, facciamo. Tema porno anni 80. Solo al primo e mi era piaciuto. No, io l'ho fatti quasi tutti, li ho fatti. Ho fatto il Double Agent. Il Double Agent. Poi ho fatto Pandora Tomorrow. Fatto tutta la serie che era su PS2. E poi tutta la serie che era su 360, tranne l'ultimo. E poi ho fatto anche quello su PSP. Spero che non si accorgano che non sono abbastanza. Che quello sul PSP comunque è canonico, eh. Cioè, ha la trama. Segue la trama, segue. Devo fare l'ultimo, Conviction mi pare che si chiami. Che poi l'ho persi di vista. Però devo dire che mi sono sempre piaciuti. Sam Fisher è un bel personaggino. So come tirarti fuori da lì.
So chi ha la chiave dentro. Hanno portato il mio coltello nella zona vietata. Primi su Xbox Classic. E io l'ho fatti su PS2, l'ho fatti. Ho fatto il primo, Pandora Tomorrow. E erano tre su PS2 Xbox. Allora, prendi il coltello, prendi la chiave nella fabbrica. Allora, qua come cazzo entriamo? No, no, vicino alla zona. Non ti incazzare. Stai buono. Via. Ok, bisogna farlo molto al volo, bisogna farlo, quindi. È buono. E come cazzo lo apro? Ah, ok. Così. Così. Guardate lì! Fa male! Prendi sta cazzo di chiave! Niente, si è buggato, cazzo. Niente, non riesco a prendere la chiave. Uccidi Frankie il guardiano, ok. Frankie il guardiano ruba l'equipaggiamento della corsa di... Ok, devo andare lassù. Cazzo. No, niente, non ce la farò mai. E poi devo rubare l'equipaggiamento. Ok. A te piace andarci giù. Facoltativo, sali sul retro. Niente. Ci vediamo in strada una volta che sarai uscito. Che cazzo, che male! Ho più bisogno. Fanculo. Andiamo a scappare così. Fortuna che ho preso il doppio salto. Vedete che il doppio salto serve sempre, ma proprio nella vita in generale. Scappiamo. Conviction un po' più action. Qua si crepa di caldo. Qua si sta... Fa caldo, ma niente di... Ricordo che l'altro anno ho patito molto di più. C'ho il ventilatorino qua, sono tranquillo. C'ho l'acquettina, c'ho le caramelle, soprattutto. Usa il banco da lavoro per riprendere la tua arma. Va bene. Beh, che ho fatto bene a prendere il doppio salto, comunque, eh. Il doppio salto serve sempre. Ma no, comunque seriamente, cioè fa caldo, però ripeto, lo scorso anno ho patito molto di più, specialmente a giugno, si moriva. Adesso ho dei superpoteri, esatto, infatti adesso se io vado nella sezione tratti, questi li ho sbloccati tutti, mi ha dato questa fila qua sotto, mi ha dato, e posso ancora sbloccare fantasma, che divento più difficile da individuare, ira... che aumenta velocità, danni da mischia, riduzione danni e tutto quanto, e tocco dell'Eden, che non ho ancora capito come si attiva, però comunque mi sono drogato tipo a giugno, sì, però ora patisco come l'anno scorso di un paio di... ah, però boh, ripeto, rispetto allo scorso anno lo trovo meno tedioso, sarà che mi sono abituato, e lo scorso anno ho patito pesante lo scorso anno. Cioè, sto dormendo con la maglietta. Cioè, normalmente io dormo nudo. Nudissimo. Scusate, non volevo farvi eccitare.
E invece dormo addirittura con la maglietta adesso. Sarà che sono vecchio e inizio a sentire freschino. Non è vero, questi li posso fare solo a pugni, non mi pare il caso. Che a Roma c'è abbastanza umidità. Lo scorso anno era stato pesantissimo, vero? Lo scorso anno io ho patito molto di più, specialmente a giugno. Luglio era migliorato un po', ma a giugno veramente io stavo impazzendo lo scorso anno. Cioè io dormivo col ventilatore attaccato in faccia. Sei una cazzo di professionista. Ok, apriamo. Io so quanto volevo che Frank morisse. Grazie. Ancora non rientro. Un attimo, stavo parlando. Sono qua. Dio solo sa quanto volevo che Frank morisse. No, zanzare da me no. Fortuna che l'anno scorso stavo in Germania e qui si sta bene. Quindi si stava bene. Eri in Germania, ecco perché c'hai i giochi. Io in casa vi ho climatizzato. Vivi col bollino. Io il clima qua non saprei neanche dove cazzo metterlo. E questo ti darà la possibilità di avvicinarti a Mickey e... Ho battuto quasi ogni tipo di record. È stato un miracolo essere sopravvissuti. Io scorso anno ho patito come non mai. Che io e te siamo una squadra, perciò adesso vattene. Ti contatto io. Ok. Mettiamo il telefono in carica, va? Non ti fanno accendere il ventilatore, no. Ah, devo fare così per recuperarmi la roba? Va bene. Allora, ci prendiamo questa, la mettiamo qua, poi ci prendiamo la pistolina, poi ci prendiamo, mi sa che prendo il fucile però stavolta, no, ma ce l'avevo già il fucile, poi prendiamo il fucilone qua. E prendiamo il lanciagranate. Anzi, prendiamo la sparaseghe quasi quasi. Vediamo se me la fa... No, non me la fa neanche creare la sparaseghe. Va bene, niente. Lanciafiamme non lo voglio. Questo qua. E siamo tornati con le armi. Nel completo, scambia merce, scorte belliche. Abbiamo preso tutto. Sono i maiali che sudano come me, niente. I peggio anni della mia vita, ma vale, goditeli tantissimo. Goditeli tantissimo. Io andrei in Germania adesso domani mattina, ci andrei anche adesso. L'anno scorso faceva così caldo che vi giuro ho visto le zanzare girare col Gatorade. Niente, le zanzare col Gatorade, niente. Niente. Un boffino butta giù il carico. A parte gli scherzi, lo scorso anno è stato terribile. Quest'anno accettabile. Per adesso. Per adesso, eh. Allora, torniamo a Prosperity. E vediamo, aspettiamo che mi sblocchi la missione come prima. Ma ripeto, io per dormire con la maglietta... Sono riuscito a convincere mia madre a farmi rimanere in Italia quest'estate. Vabbè, io sono di parte, io odio Torino, quindi me ne andrei in qualunque posto. Andrei anche a dormire a casa di Iora, io piuttosto, guardate. Tutto pronto per il derby. Ti sto aspettando in una specie di vecchia stazione di rifornimento. Ok, derby distruttivo. Adesso quindi quando cado non mi faccio più male? Spiegatemi sta cosa. È una cosa molto importante questa. Andiamo. Ah. Ok. Missione principale. Derby distruttivo. Spostamento rapido. Fa cacare la Germania dopo un po', fidati. Chissà come mai, Puccettone.
Chissà come mai. Comunque, fin quando rimane così, è accettabile. Ah, di nuovo il tizio. Sono un genio del... Di nuovo lui. Ogni anno che vince la distruzione può andare. Una volta forse di buono Puccettone. Adesso che non c'è più Frank, correrai tu al posto suo. E sei fortunato. A me la Germania non dispiace, sono i tedeschi che non mi piacciono, lo dico perché ho un sacco di parenti tedeschi. Ah, ecco. Vincere la gara perché Mickey e Lou saranno al banchetto serale e lì le beccherai. Vado a prendere la macchina. Ci vediamo qui stasera, Fulmine. Dai. Parla con l'alleato. Fatto. Preparati per il derby. Ok, prepariamoci per il derby. Ah, i miei vicini invece sono ancora qui purtroppo, quindi me li devo subire. Quindi cosa devo fare? Sali. Ecco l'auto, l'ho sistemata io stesso. Piena fino all'orlo di etanolo di prima qualità, gomme gonfie e tutto il resto. Sei un volto noto da queste parti, quindi mettiti una maschera da pilota. La corsa comincia a mezzanotte. Vai e vinci, Fulmine! Quanto cazzo odio guidare in prima persona, io e voi non avete idea. Non avete assolutamente idea. Se è una gara di corse, ci ha messi male. Nessuno potrà mai riconoscerti con quei vestiti addosso. Ti parlerò tutto il tempo, quindi a ogni stronzata fatta. E se finisci nella merda mi sentirai ridere bello forte, ma andrai alla grandissima. Andiamo. A scuola niente amici, mi hanno mandato a due cazzo di classe indietro con quei minchiazzi, non ci parlavo. Che parlar forbito, Ale. Che parlar forbito. Quindi devo fare tipo Destruction Derby? Dai, davvero una gara. Passa sopra i contenitori che... Ah, elimina gli avversari? E quindi non è una gara di corsa. Io ero convinto fosse una gara, una corsa normale. E invece devo solo far fuori gentaglia. Dove siete? Dove siete? Così che facciamo prima, mi sa, Ok. Così mi sa che si fa prima. Io credevo che fosse una gara normale. Bisogna solo sparare. Spariamo. Aia. Dai. Questa è ottima, solo che devo... Devo ricordarmi di sparare un po' a distanza. E infatti... Io guido in prima persona meglio che in terza, eppure sono old school. Io non ce la faccio in prima persona. Non ci andrei mai a vivere, se è vero qui fa troppo caldo, lì piove sempre. Io invece fosse per me scapperei tipo in Polinesia francese. Ma proprio uno di quegli isolotti sperduti. 3, 2, 1, vai, vai, vai! Ma potessi andare lì... Neanche il problema della connessione a internet, guarda.
calmati, calmati, non vedo più un cazzo. Pensa a te che puttanata di gara. Badaboom. Ok, si è ribaltata la macchina, no? Sa che dobbiamo prendere un po' di munizioni. Che casino. Io volevo far esplodere. Niente, non serve a niente. Ah, ecco perché. Oh, ce l'ho fatta. Mamma mia, non si capisce una minchia, non si capisce. Non si capisce una minchia. Ho completato una sfida, proiettili massicci. Allora. Mi sa che sta per esplodere però la mia. Arrivate la stella, il pesta carne. Pesta carne. Vabbè. Sapevo che dovevo uscire con questo e usare l'altro. Sapevo che dovevo uscire. Mangio una caramellina. È ora. Ho capito che non posso neanche uscire. Ah, ok, mi basta correre per recuperare energia. Madonna, che mal di mare. Ok, se corro recupero energia. Devo correre un po' per recuperare energia, che la macchina si ripara quando... Tanto non posso farlo fuori con... vedi? Cazzo! No, no, veloce, veloce. Devi cambiare. Arrivate,
Intanto sto riparando la macchina. Quindi cosa devo fare, mo? Vabbè, di l'unica comunque era farlo. Ben fatto, ti sei meritata un biglietto per la festa. Ma dove si passa? Facciamoci un giro. Passa di qua. Ok. Supera le guardie del corpo, fai come se niente fosse. Ah, ok. Vale, torno fra poco, va bene, Ale. Sarà pieno di pezzi grossi dei guerrieri della strada. Tutti presi bene. Presi benissimo, eh. Però troverò delle armi da qualche parte. Ci saranno delle armi da qualche parte, spero. Stupendo. Ok, ok. Li prendiamo tutti in un colpo solo. Non fare cazzate. Non è che posso prendere e farli fuori. Ah, eccole qua. Ero io il via quando ho piazzato l'arma. Ti conosco. Hai vinto il derby. Valentina Napi ha pubblicato le foto nuove. Hai dato spettacolo. Grande, puoi dirlo forte. Ci tenevo a dirvelo. È eccezionale. Sai, mi ricorda un po' me da giovane. Grazie a tutti voi per essere qui. Alcuni hanno fatto molta strada. Nonostante questo, non possiamo fermarci. Non ci posso credere. Ci sono stati nuovi sviluppi. Abbiamo una proposta per voi. Ok. Avanti, entra. Questo chi cazzo è? Questo è Ethan. È il nostro numero uno nel risolvere i problemi. Cazzo è Mr. Wolf? Ci procurerà quella roba. Cazzo era frutta? Un frutto sacro. Il miracolo del nuovo. Sì, quello. Il nostro amico qua dice che il frutto ti dà una forza incredibile che quasi non ci credi. E per il giusto prezzo lo condivideremo con voi. Cosa cazzo state dicendo? Siamo già i più forti. Diglielo. È la verità. Quindi io devo arruolare ancora lei, devo. Ma ti senti? Un frutto sacro? Che razza di stronzata? Ti stai ramollendo come il tuo vecchio? Ora lo fa fuori. Classico. Altre osservazioni? Lo sapevo. Era praticamente già scritta sta scena. Rispetterete gli accordi. Dovete distruggere il nuovo Eden per sempre. Gli affari sono affari, sta tranquillo. Ora. Noi dobbiamo farlo ora. Quando lo vuoi fare? D'accordo. Distruggiamoli per sempre, avanti, andiamo. Un frutto magico che rende più forti. Stronzate. Ma che schiazzo, sono già andate. Merda, che cazzo di situazione. Se non altro possiamo uccidere questi coglioni. L'arma è dietro il cesso. Ok, quindi devo far robe, devo fare. Prendi l'arma. Dov'è l'arma? No, qua c'è la cacchina. Qua c'è un'arma. Qua c'è qualcos'altro. C'è la cacchina. Ok, vabbè. Niente, stronzate. Hai l'occasione di una vita. Fai un respiro profondo e non sbagliare. Abbiamo un problema, rompito. Fuggi dall'arena. Tutti all'ingresso, la procediamo. Sì, però la mia attrezzatura.
Ok. Fammi solo riprendere le mie armi. Questo, poi abbiamo la pala. E poi abbiamo... scorte bene. No. Il fucile. Fuggi. Via tantissimo. Cazzo, era lì. Pare che non riesca a guidare con ste cazzo di... Mamma mia, non vedo un cazzo, non vedo, non... Poi vabbè, comunque questo qua non è proprio impostato bene come un gioco di guida, quindi... Ok, sono scappato dall'arena. Porco cazzo! Le gemelle se ne sono andate con quel tipo strambo. Vanno di sicuro al nuovo Eden. Devi farle fuori prima che scoprano che ti ho aiutato. Io devo trovare un posto per nascondermi. Forza, fulmine, tifo per te. Ho fatto fuori un po' di... gli animaletti intanto. Così sblocco un po' di roba. Ok. Vediamo dove mi dice che devo andare. Il nuovo Eden è qua. Però non me lo segna ancora nella mappa, quindi mi sbloccherà la missione fra poco. Attenzione, ci segnalano che le gemelle hanno colpito il nuovo Eden. Un traditore le ha fatte entrare. Stai mangiando? È ora di eliminare le gemelle una volta per tutte. Un bel panino, tonno, Xbox e maionese. Stai mangiando quello, Amy? Eccolo qua. Stamento rapido non disponibile, perché non ho ancora sbloccato quella zona, si vede. E allora cosa mi conviene sbloccare qua? Nemmeno. E niente, il posto più vicino è qua. No, potevo farlo col paracadute, così mi avvicinavo un po' di più. Vabbè, niente, lo facciamo così. Vuoi che ti faccio vedere un bel pad dell'Xbox, così ti stimolo l'appetito? Allora. Vabbè, ci andiamo a piedi, ci andiamo. Tra l'altro io ho dei tratti da usare. Ah no, punti disponibili uno. Gelatino? Gusto Xbox? Spero che sia il gusto Xbox. No. Bel gelato verde pistacchio, verde come l'Xbox. Che a te piace tanto. Sonaro. Mai visto uno più sonaro di lui.
non capisco perché non mi segna il cagnolo a me. Cioè, ogni volta che vengo qui non c'ho il cagnolo io. Oh, eccolo qua. Straniera, non abbiamo avuto scampo. Ci hanno fatto a pezzi. Le gemelle, il loro esercito. Nessuno ci ha avvertito. Dice di raggiungere la cappella, però prima mi sa che devo rianimare tutte queste persone. Così mi viene distinto rianimarle. Perché era con loro? Sono andati a nord, parlando di qua. Con quei peccatori. Sono a terra, aiutatemi! Ah no, scusa, scusa. Ok. Ita parla con loro. Poi il fuoco. No. Ok. Io ho salvato tutto il salvabile. Ethan li ha portati qui. Le locuste. Ehi, coniglio. Eccole. Ci eravamo già occupate di te. Mi sembra che tu non voglia morire. Sei dannatamente testarda. Lo siamo anche noi. Peccato, perché potevamo stare dalla stessa parte. Vedi, insieme avremmo potuto fare qualcosa di grande. Ma forse non era destino. Quindi? Facciamola finita. Schiaffoni? Uccidile. Mamma mia. Più gente alla festa. Rinforzi in arrivo. Ecco perché ci sono le munizioni. Perché qua c'è il delirio adesso. Mi sa che devo prendermi un altro partner. Quanta gente c'è, quanta gente. Sono loro? Serve un po' di munizioni, di robe mi servono. Ok. Ah,
Oh, dove cazzo sono finiti? Dove sono? Proviamo a salire qua su. Leggermente. Quindi io salgo, lei scende. E ogni volta scappa. Che palle! Cazzo! Troppo! Fuori una, mi serve dell'energia però. Mi serve dell'energia prima di far fuori l'altra. Qua devo gironzolare fino a quando non trovo delle cazzo di cose per l'energia. Allora controlliamo tutti gli edifici. Ci sarà del coso, eccolo qua. Esplosivo, kit medico, boh, abbiamo preso un po' di roba. Un po' di roba utile abbiamo preso. Adesso dobbiamo trovare dov'è la scassa cazzi. Che scappa giustamente. Servono altre granate, mi servono. Bello. Ah no 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 no. Il cagnolo mi serve. Capisco però se... Il cane è il migliore, cosa diavolo dici?
Io ammetto che Far Cry ho giocato solo finito il primo, quello di Crytek. Il secondo avevo giocato un po', poi mi sono tipo dimenticato. Il primo è una tech demo. Il secondo è veramente stupido sotto ogni punto di vista. Dal 3 in poi iniziano a cambiare davvero le cose. Il 3 è stupendo, il 4 un bel gioco, il 5 secondo me è ottimo. E questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto davvero. Che comunque è il sequel diretto del 5. Non avremmo fatto la fine di papà. Il primo è una tech demo, dai. Né più né meno. Il 2 non ha senso. C'è una mappa enorme dove ci sono solo dei posti di blocco e devi fare da punto A a punto B. Sei tornata, Ale? E da punto A a punto B vuol dire da un'estremità all'altra della mappa, su ogni missione. Quindi non ha molto senso. Mi hai sentita, Lu? Non puoi! Io sono la maggiore! Devo morire prima io! Oh, cazzo! E tranquilla, mo arrivo pure per te. Lu! Lu! Dovevo prendermi cura di te. Dovevo prendermi cura di te e non l'ho fatto e mi dispiace. Hai visto? Cazzo, ho sbagliato proprio tutto. Ho sbagliato tutto. Sono così empatico che quasi quasi mi dispiace. Sai una cosa? E invece a me dispiace quasi. Dispiace quasi, devi sapere, Boffino, che lo sai, io sono molto. Aveva dei sogni. Sono molto dalla lacrima facile. E quasi mi dispiace. Cazzo. Nonostante siano due merde, stai qua, però. Ho voluto migliorare le cose. Nonostante io tutto, un po' dispiace. Ma la situazione. Boffino, ci siamo, visto che ci siamo, è finito oppure c'è ancora qualcosa da fare dopo? Dico di trama principale, dico, non di grinding e cose secondarie. Fa quello che devi. Devo farla fuori io? Faccio, la faccio fuori o la lascio in vita? Ci sono due finali diversi, c'è roba simile. Ethan sta andando da suo padre, forse sei in tempo per fermarlo, altrimenti. Tanti saluti. Morirà da sola. Sono ancora viva, cazzo! Se vuoi puoi pensarci tu, oppure te ne puoi andare. Non mi vedrai mai più. Cosa faccio? Ci sparo in fronte o... Ragione più per giocare Fable 2. Il cane best cane. Ma anche questo è un best cane. E quando giocherai bene a Far Cry 5 ti innamorerai di Cheeseburger, l'orso. Sono indeciso. Se spararci in fronte o meno. Cobra Kai. Nessuna pietà? Queste scene qua io sono sempre indeciso su cosa cacchio fare. Colpire per primi, colpire forte, senza pietà. Allora. Minchia, c'aveva 10 di circuito, eh. Sì, ho fatto. Il buon Scarax mi ha ricordato la via del Cobra Kai. Che fra l'altro, fra un po' arriva la stagione nuova, Scarax. Arriva la stagione nuova. E io non vedo l'ora. Che quella serie TV è una delle cose più fighe che abbiano fatto negli ultimi anni. Cioè, la prima volta che ho trovato gli episodi, cioè, ho fatto una full immersion e li ho guardati tutti subito. Meraviglioso. Ok. Tratti. Ho sempre un punto disponibile solo.
nel generale, mappa. Anima di Ethan. Ah, questa è la missione secondaria. Andiamo. Ciao Lorettina, sei tornata? Perché volevo andare avanti a Far Cry, sono molto preso e soprattutto questa volta ce l'ho fatta a stare sveglio dopo le 8 di sera, quindi quale miglior cosa? Ogni tanto le faccio comunque, ciao Cruciani. Ogni tanto le faccio di sera, eh? Non sempre. Anzi, pensate che io prima le facevo solo di sera. Io prima streamavo fino alle 4 alle 5 del mattino. Adesso vediamo quanto duro stasera. Qua come si sale? Ok, sono bello anche di sera? Non c'è un appiglio, una roccia, un coso? No, dove cazzo si passa? Andiamo a fare il giro di tutto il mondo. Ho bisogno di notturno che mi tenga compagnia finché non dormo, Guarda, c'è Iora che tanto streamerà stanotte. Lui sicuramente sì. Di solito a che ora vai a dormire? Il punto è che io ho degli orari così di merda che delle volte io crollo alle 8. Lauretta! Laurettina! Laurettina è bella. Hai regalato la sabba Scarax. E io ti amo come al solito. Però, come ti ho già detto, io quella carta te la spezzo prima o poi, La spezziamo tantissimo. Bella Laurettina, quanto è bella Laurettina. Mamma mia, grazie tante, amore. Ti amo tantissimo, e lo sai. E hai fatto salire di nuovo i punti. Stiamo riacquistando punti. Per sbloccare il quinto slot. No, aspetta, posso rompirla. Ok. Io cercavo di proteggerti. Ora va bene. Grazie Lorettina. Sei bellissima. Dobbiamo andare a cena fuori e te. E non solo. Comunque stavo dicendo, delle volte ci sono dei periodi dove alle 8 dopo cena crollo e ci sono dei periodi invece dove vado a letto alle 10 del mattino e dormo fino alle 3 del pomeriggio, per dire. Non c'è il comando sub. Così, Lauretta, cosa ti volevi sapere? La sua anima non è pura. Ha fatto un comando sub così. È bella Laurettina, però gliela spezzo quella carta. Tac, così. Via. Così non la usa più. La scena c'è scritto nel titolo, Gioia, lo scrivo nel titolo quante sub, quanti punti sub, non sub, punti sub, è sempre scritto nel titolo della live ormai. Sconfiggi Ethan, sconfiggiamo Ethan. Si è trasformato. Ah, adesso devo spararlo nella zona rossa come l'orso. Sì, vabbè, quanta energia c'ha però. Quanta cazzo di energia c'ha. Fermo, devi stare fermo. Onestamente non gli fa un cazzo quest'arma.
devi usare questo, non devi usare. Però non c'è neanche un coso per rifornire. Ci tiro contro questo. Ah no, ci sono. Sono io che non le ho viste, ci sono. Vedi? Scappa. Bene. Via. Ma non è un punto molto vulnerabile, sto merda. Sì, ce l'ha. Ce l'ha. Però devo farglielo attaccato. Scappa. Carica. Ho detto carica. E non carica. Non posso neanche caricare queste. Fanculo. Ah, sulla schiena. E dillo prima. Schiena e fianchi. Cazzarola. Devi scappare. Carica, munizione, kit. Devi stare calmo. Non ti devi agitare così. Adesso addirittura gli faccio 10-12 punti ferita. Come cazzo è possibile? Mi calcolo fra poco, eh? State scrivendo in chat. Muoviti tantissimo. Ah, mi lancia i cosi, mi lancia. Fanculo. Madonna. Via. Sono altri medikit. Dimenticavo che io ho il doppio salto, che non uso mai. E muori. Scappa. Fanculo. Bella chef. Allora, ho dimenticato un po' di cose. Non dirlo a Roger, cerco di fare dimenticare la questione dello shackle del vestitino di Sello che provo a scacciare. Non mi dimenticherò mai di quello.
Non me ne dimenticherò mai. La porterò fuori a cena vestita da Sailor. Ci sono screamer che mi piacciono, altri no. Easy, non mi piace. L'intrattenimento e i giochi che porta. Di chi parlate? Lo so. Ah, ok. A me Roger piace fisicamente, seguo principalmente per questo. Bravo Iora. Lo so, figliolo. Potrai mai perdonarmi? Direi che è quasi finito il gioco. Ecco come sta andando. Sì, ma Scarax, scusa, Iora, quando poi fai la live lì con la cam. Cioè, vogliamo tutto, vogliamo il pacchetto completo. Non solo la voce. Fai la maratona, fai. Figlio mio. La sua unica colpa è stata essere mio figlio. Comunque è pazzesco come personaggio, eh. Ditemi che cazzo volete, ma è un ottimo personaggio. Intervallo. Perché non posso averne uno? Lo sai perché. Ma voglio essere forte, come te, padre. Questo dono può essere pericoloso. E non voglio che tu ti faccia del male, Ethan. E quando sarò grande, invece? Nemmeno allora. Ma perché? Io lo voglio. Perché non è il piano di Dio. Lo capisci, figliolo? Tu sei vecchio. E quando sarai morto lo prenderò. Credevo di aver capito il piano di Dio. Credevo che volesse vedermi costruire un nuovo Eden. Ma non sono io il suo pastore. Sei tu. La mia anima è diventata un cancro. Io sono un mostro. E spargo soltanto morte e sofferenze nel nome di Dio. La mia famiglia è diventata cenere. E l'Eden polvere. Oh già, ciao Konami. Non c'è redenzione per questo. Nemmeno per comunque è un fantastico villain, secondo me. Non capisco chi continua a dire che cos'è? C'è soltanto la giustizia della mano di Dio. Devo farlo fuori io? Poni fine a questo ciclo. Dammi la giustizia di Dio. Devo ucciderlo io? Bella Ken. Liberami. Liberami. Mamma mia. Liberami. Ti libero. Era giusto finale, era.
Raggiungi la tomba di Rush. Direi di no. Hai giocato a Devil May Cry? A DMC? Konami, tu che mi giochi a un gioco così? I sogni di Joseph gli saranno una religione, finito. I Rai ci hanno fatto diventare un gruppo. Gli Edeniti ecco sono sempre in zona. Scommetto che ce n'è uno qua fuori. Ok. Abbiamo una curiosità. Sarebbe fiero di noi. Perché stavo leggendo due curiosità. Vabbè, in ogni caso il finale non cambia. Prego, Konami. Quanta strada abbiamo fatto? No, non lo so. A me è piaciuto. Però da te mi aspettavo magari qualcosa di Konami. Non, io fino adesso tutti gli shot che ti ho fatto non ho ancora letto un gioco Konami. Questo che dico. A me è piaciuto un casino quel DMC. Fino a che ora sei live? Non lo so, quando crollo stacco. Per adesso sono ancora in piedi. Comunque dovrebbe essere finito e passiamo al retro, se ti interessa. Che detta così... Ma non ci siamo mai... Può voler dire qualunque cosa. Grazie alla speranza. Alla speranza. Molto, a me è piaciuto DNC. Gran giocatore della serie Gaemon. Non l'ho mai affrontati. I Gambar Gaemon. Comunque, signori, bel gioco. GG. Li vale i 39 euro che era venduto all'inizio. Non capisco perché è stato così criticato / massacrato. Gran gioco. Bollino. Finito anche sto pattume, via, sentilo quello. Il mondo è tuo. Quindi adesso mi farà ritornare al mio villaggio a fare le missioni secondarie. Finito, sì. Comunque bello, a me è piaciuto un casino. 39 euro dopo 30 patch. Avete solo da non comprare i cazzo dei giochi al day one come fai te. Sì, fatte fuori. Le due sorelle. Avete solo da non comprare i giochi al day one come fai te. E te li godi già belli pacciati. Ho preso anche 10 punti U Club. Comunque non so quante ore ho fatto. Non so neanche se me le dice. Sarei curioso di sapere quante ore ho fatto. E qua adesso mi fa fare appunto tutte le robe secondarie. Diario, vediamo se me lo dice. Inventario. Vedi, mi manca ancora da liberare lei. Sfide. Vabbè, non c'è scritto, comunque una ventina di ore le ho fatte, contate che ho giocato anche offline io. Comunque bello. Forse nell'answer del gioco. O forse direttamente su U-Club. Vediamo se me lo fa vedere su U-Club. Su Ubisoft Club, lo chiamo U-Club io. Come mai...
Amy è stato bannato così tante volte perché un trollino fa il furbo, spara cavolate e va bannato. Poi dice che Ritorno al futuro è brutto e tante altre cose per il quale si merita il ban. Avamposti liberati, 8 statistiche disponibili. Vediamo se me lo dà. Progressi... Tempo 20 ore. 20 ore di gioco. E non ho fatto neanche tutto, se faccio tutto sono 30 almeno. 30 no, dai, ancora 5 ore ci sono secondo me. Lo saldo di oggi. In scadenza nei prossimi mesi. Ah, 30 novembre mi scadono 80 punti. Ma dai, fammi leggere sta cosa. Il gioco si lascia giocare bene, il Bill mi piace, ma ste ragazzine e le due sorelle le detesto come personaggi. Però ci stavano, cioè due invasate ci stavano. Vabbè, personaggio come Sigourney Weaver in Alien non tornerà mai più nella vita, non tornerà. Ci dobbiamo anche accontentare. È vero? Ti vogliamo raccontare di quando dicevi le trollate su Ritorno al futuro? Di quando mi prendevi per il culo mentre giocavo a Need for Speed, che dicevi che dovevo mettere il cappello da vecchio? Dobbiamo ricordarle ste cose? Eh? Se dico che Forne fa cannagare mi banni? No, per carità. Non ti avrei neanche bannato se mi avessi detto che ti piace, eh? Figurati. Io sono per la totale libertà. Se qualcuno piace un gioco di merda, chi sono io per dirgli di no? Mai sentito cosa hanno detto quelli di Ubisoft? No, non ho sentito. Non ho sentito. Ma quale abbraccino, trollino che non sei altro. Devo ripetere quello che mi hai detto quando giocavo a Need for Speed? Devo ripeterlo? Dimmi sistemare la grafica, va? È arrivata l'ora di fare due tiri. Che ridendo e scherzando era un po' che non li faccio. Sì, ma facciamo normale, non facciamo il circuito segreto, eh? Che non ho voglia di smadonnare con tutto il mondo. Sì, facendo i tiri a gol, puccettone. Allora, nio. È bello che è sempre in lista, ma oggi non lo trovo. Cazzo gli è preso. Era negli ultimi giocati, insomma devo andarla a prendere da... Ah, eccolo qua, no. Eccolo qua. Australia o Giappone? Direi Giappone, direi. Perché sono fissato con la musichetta ormai. Anche se vorrei... Non lo so, sai. Diciamo prima Giappone, poi Australia, dai. Ecco. Nah, poi mi chiamava pagliaccio, mi chiamava clown. Abbastanza, sì. Mi chiamava pagliaccio, clown. Lo vuoi ancora difendere, Ale? Perché è indifendibile, eh? Sempre col massimo rispetto però, ma guarda, non ti rispondo nemmeno. Non ti rispondo nemmeno. Oppure quando sbagliavo i tiri a golf e che mi diceva guarda che la pallina va in buca. Quando giocavo agli sparatutto, guarda che devi sparare i nemici. A tutti tranne Kademi. Amy non se lo merita. Sai cosa dovresti inchinarti? Sai per cosa? Ora metti la bocca al cuoricino e baciami il culo. Ecco cosa dovresti inchinarti. Facciamo la solita resettina sulla destra. Ma
ci ho sempre giocato a sto gioco io, però effettivamente ultimamente in questi ultimi periodi, complici tante cose, ci sto giocando di più. Poi comunque fare degli eagle, delle robe, è sempre figo quando escono. 137, mazza da 130. Così. Ed era pure sbagliata. Che poi io non gioco per fare one credit o cose simili. Io gioco per fare gli eagle, per fare gli albatros, queste cose qua. Il maestro con il suo bel sorriso ci percula tutti, sì. Basta discriminazioni contro Amy e Vraccina. Ma quali discriminazioni? Se lo merita e basta. Alessia Bella, le cose vanno dette. Un trollino, uno che mi chiama clown. Cosa aspetti? Il parere finale, mi è piaciuto un casino. Non capisco tutte le critiche che gli sono state fatte. Mi è piaciuto un casino. 8,5. Non sto scherzando. Anche perché ricordiamolo che veniva venduto, porca puttana, a prezzo più basso pure, Bollino sì o bollino no? Questo è il problema. 15 yard. Fanculo. Ci ho provato. Sì, sì, il 6 lo si compra assolutamente, ma non al day one. Non al day one. Si comprerà assolutamente, ma non al day one. Almeno un mese aspetto. Ah no, c'è il 28, che cazzo combino? Porca puttana. Prendo tutto al day one, tutto, bravo. Poi lamentati che i giochi hanno i bug, però. Lamentati che i giochi hanno i bug. Anche del New Dawn hai detto che c'aveva i bug. Fermati. No, tu non sei una trollina. Ha tolto tutto ancora oggi, è considerato uno dei migliori giochi di golf, Ancora oggi. Proprio come tecnica, anche come... come si chiama? Fisica della pallina. Non capisco sta foto, Amy, però va bene. Fatemi fare Australia, va? Io giocherei buggata al day one su una console buggata presa al day one. Insomma, fai la combo. Ah sì, lo giocherà così, sì. Facciamo l'Australia. Farti riprendere dopo questo tiro. Dunque ne facciamo ancora un paio, poi facciamo qualcos'altro. Volevo giusto fare due tiri, volevo. Ma io l'America non la faccio quasi mai come circuito. Allora, 23. 130, ne mancano 129, dobbiamo fare un pelino di meno. Troppo, un pelo di meno. Togliamo. Io la farei, ma non ho soldi, io no. Assolutamente no. Non mi va di pagare per fare il beta tester. Bug più bug non si annullano. È come zucchero più zucchero di De Luigi e Angelo Duro. Ricordati che per come spari ti ha detto che sei cieco. Io mi ricordo tutto quello che ha detto Amy. Io ricordo ogni cosa di quel trollino del cazzo. Ogni singola cosa.
Poi fa pure il pietoso, fa. Fermati. Voglio il mio avvocato. Il tuo avvocato è un boxaro. All'Xbox il tuo avvocato, non scordartelo mai. 146, mazza da 150, dobbiamo fare qualcosina in meno. Troppo. E invece è andata. I did it. Dice for birdie. È quasi finito l'acqua pure. Bene. Player one, tee shot. 83, mazza da 150. Un po' meno. Cavoli. Cosa. Vado un attimo a prendermi da bere. Mi do anche una sciacquata alla faccia perché sto morendo di caldo. Arrivo fra un minuto. Voi non scappate. Dove diavolo è il tasto? Arrivo fra un minuto.
Rieccomi. Scappa e torno, mammina mi ha cucinato una cosa buona. GG. Allora, dove eravamo rimasti? Chi è che mi ha scritto un attimo? Ah, Emi che mi manda cose. E poi provo a vedere se lo trovo io, Emi. Provo a vedere se lo trovo io. No, che mi ha mandato il suono, mi ha mandato che vorrebbe. Solo che dice che non riesce a trovarlo in buona qualità. Vedo se lo trovo in qualche modo. Ok. Allora, ci spingiamo un po'. Lucio! Lucissimo! Grazie del raid, benvenuti a tutti! 3x11. Perché io ce l'avevo qualche episodio di Futurama, però non so se... Vediamo. Lucio, grazie del raid, benvenuti a tutti! Adiba! Bene, tu Lucio? È un po' che non passi di qua, come stai? L'hai finito poi Dino Crisis? Che mi ricordo che l'avevi fatto. Oggi buche segrete? No, sto facendo un giretto normale oggi. Tra l'altro io vorrei fare il 2 di Dino Crisis, che è un mucchio che non lo faccio. L'avevo fatto una volta per PC e basta. Allora, stavolta non mi fotte. Anzi, io ci provo lo stesso. È più forte di me. Fermati. Olè, ho rischiato, è andata bene. Ho fatto tutte e tre i finali. Mi manca il quarto costume, oh. Hai visto? Ti incasina un po' in quella zona lì, che quando non trovi le robe, ma una volta poi che capisci il metodo di sblocco chiavi, poi si lascia giocare, insomma. Allora, 108. Io la mazza da 100, devo fare qualcosina in più, devo fare. Però togliamo un po'. Maledetto. Ma io avevo fatto comunque normale, senza prendere tutti i costumi, solo. Cioè, giusto una run. Ma è abbastanza cioè, un punto dopo l'inizio, dopo un'oretta di gioco, che se non sai precisamente dove andare ti perdi, anche perché c'è quel sistema che devi prendere le impronte digitali, che è bastardo. Allora, c'ho il vento a 1. C'è l'albero lì. Io me la rischio. Ma sono rischiata bene. Allora, 31 yard. No, non ne faccio. 100. Così. Porca puttana. Per poco. Così, chi ha fatto palo? Già, era palo. 42 salvataggi, nessun credito usato, mi ha dato i due costumi bloccati. Per aver l'ultimo di finirlo 3 volte di seguito in meno di 5 ore. Ah, non ho più voglia di fare quelle robe io. Non ho più voglia. Ah, c'ho il 24. Vola. Troppo.
Quindi io che voglio sempre rischiare. 28. Vedi, questa buca qua, col vento così, è ideale per fare Albatros, se non fosse che ho preso la penalità prima. Perché solo quando hai il vento che tira forte così riesci a farla, però dovrebbe essere dritto. 2,50, devo fare 2,63. Ciucchissima questa buca. Vento a 10, mamma mia. Ma tanto sono fuori da... sono sopra il triple. Ah no, sono al double solo. E allora facciamo festa allora. Chiuse anche il 90. Oh, no! Dai, me ne ha tolta solo una, me ne ha tolta. Sono a meno 4. Sì. Qua cosa abbiamo? 194. Ah, sta buca qui la ciucco sempre. Fantastica questa. Che non riesco a superare il ciglio del burrone del coso. 194, la mia mazza fa 190, no, fa 190. La mettiamo molto alta. Addirittura troppo ho fatto stavolta. Ciao Ken. Buonanotte e grazie di essere passato. 13 yard devo fare qua. Palo. E siamo già due pali, siamo. Notte Ken. Galba cosa double bogey un attimo, certo. Comunque è scritto all, H-O-L-E, non all. Per essere precisi e rompere i coglioni. Dai, continuiamola. Continuiamola di qua. E l'all in one. Vento a 5. Devo cercare di mandarla alla desca di quell'albero di merda. Di nuovo alta. Ok, vedi, questo è giusto. Ok, vento a 4. La mia mazza è 130 e in più fa, c'ho il vento a 4, quindi mi conviene fare così, stare calmissimo devi stare. Dai che l'idea era buona, ma solo quella. Un filino di più, no. Lo sapevo. Hai visto, nonno? Che comunque è un quarto di quella di Emu, ricordiamolo. Un quarto della mazza di Emu. Player 1, 306, vento a 0. Io c'ho una voglia matta di rischiare che non finisce più. Io rischio, infatti. Ho rischiato troppo. Volevo provare. Perché normalmente più di 300 sto qua li fa.
Giustamente il bunker. Poi qualcos'altro. Nice recovering le balle. Oh no! Penalty for overpower. Facciamo ancora sto credito, poi cambiamo gioco. Fermati. Rage quittino, cambiamo gioco. Poi mi rompo le balle, mi rompo quando è così. Allora, guardiamo un attimino nella lista, perché mi sono messo un po' di roba in coda. Ah, ci sarebbe Cyvern, che è carino. Poi c'è Danshaku, che è per Nintendo DS ed è molto bello. Vabbè, Dodonpachi direi anche no. Non ho voglia di impazzire. Gaiapolis, sì, carino. Tutta roba che ho messo che voglio fare prossimamente, me la sono messa qua in questa lista. Allora, Mazinga Z. Carino. Abbastanza, signor Yuri, abbastanza. Arriva con quest'aria dissociante, ricordiamolo. E Yuri si dissocia sempre da qualunque cosa, lui si dissocia dalla vita, lui proprio. Lui si dissocia dalla vita proprio, ciao Yuri. Allora, Soulstar Striker anche era carino. Facciamoci Mazinga, però... Devo cambiare schermata, devo cambiare per fare Mazinga. Quindi devo fare tipo così, devo fare per fare Mazinga. Chi rage quitta non usa i cheat, per questo ti sto rivalutando. Ma io me ne sbatto le palle, me ne sbatto. I cheat sono la vita. Anche se non li uso, i cheat sono la vita. Allora, questo lo mettiamo in Core Provided, però gli faccio un Override. Dissociante morente, area dissociante morente. Ma niente, stavo facendo un po' di arcade perché ho finito... ho sbagliato un attimino. Ho finito Far Cry New Dawn e... Ho detto facciamo un po' di arcade, tanto per... Perché stasera non dovevo neanche fare live, però... Quando voglio finire i giochi faccio live... siccome ero presissimo da come si chiama, da porca paletta, non ce la faccio neanche più parlare, ero presissimo da Far Cry, ho detto perché no, facciamo live stasera. Allora vediamo se funziona quello che ho impostato, perché sto imparando a fare un'altra cosina con RetroArch pure. Sto imparando a fare un'altra cosina. Intanto fatemi cambiare anche un'altra cosa, però non sia mai che faccio le cose fatte male io. Allora, Mazinga. Dove diavolo era Mazinga? Eccolo qua. Perfetto. E poi... Mazinga. Dove diavolo sei? 1, 2, 3. Eccolo qua. Ok, adesso va bene. Adesso direi che va bene. Stavo dicendo, ho imparato a fare forse una roba furba. Quindi io se faccio così... Dovrebbe mettermelo in Tate Mod. Dovrebbe. E infatti funziona. GG per me. GG per me. Andiamo il grande Mazinga, prendiamo.
E adesso facciamo un po' di mazinga. Sai cosa sono quei power up? Probabilmente ci saranno le musiche jump che io non conosco benissimo, però mi sembrano fighe lo stesso. Allora, devo dire che il mio power up preferito adesso fino adesso è lo sparo verde. Non so neanche cosa sono quei power up, ma va bene. Cacchio. Fa abbastanza cagare quel power up, eh. Levati tantissimo. Via 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 via. Vabbè, sono durato fin troppo. Però c'è il coso verde. Il coso verde mi garba. Sono durato fin troppo. Monnina Mazinga. Facendo Mazinga Z. La stai combinando te? Chiedo per amici, chiedo. Chiedo per amici che fanno cose. Ok, qua non riesco a capire lo scrolling dello schermo, ma fa niente. Eccolo qua. Sei durato fin troppo, ma è il coso verde, il coso verdissimo. Abbiamo appena finito di vedere un film. Servono dei titoli di film, servono? Per suggerirvi un paio di film, niente male, eh. Ciao Emu, so che sei lì che stai guardando. Poco vestito, come piace a me. Ho il coso verde, ogni tanto ce l'ho anche blu però, e talvolta pure rosso. Ho fatto vedere a Demus House Party, mamma mia, cultura, la cultura fatta a film. Uguale palle. Uguale palle tantissimo. Avete visto? Ho fatto un film, niente. Questa sera filmoni abbiamo dato. Detta così è ambigua, Moon. È molto ambigua detta così. Tantissimo ambigua. Abbiamo dato. Uno può pensare tante cose. Se poi quell'uno sono io, indovina cosa penso.
Ah. Non ho più bombe. Ora sì. Carpioni lunghi. Ecco qua. Visto, solo visto. Ma noi non ci fidiamo. Non ci fidiamo noi. Conoscendo il soggetto, e non parliamo di Emu, non ci fidiamo. Wow. Che serpentone. Io sto continuando a fare wah. Vai, sono iniziato a sbadigliare. Per stasera ho fatto anche il miracolo di andare in live, figuratevi. Oggi Emo mi ha mandato un vocale ed era ansimante, l'ha già messo sotto sicuramente. Ma invece oggi Emo mi ha mandato un'altra cosa, mi ha mandato... Non voglio dire cos'è, perché forse si capisce, però... È troppo fuori dalle linee d'esplicito? Ah! Il film. Altre cose mica le filmiamo, eh. Allora. Batta! Vabbè, Emu mi manda sempre cose. Io ricambio. Normalmente stasera sto andando a letto alle 8 dopo cena, guardate che orario è e sono ancora sveglio. Il mondo sta cambiando, tanto è solo il periodo, poi ritornerò al mio periodo di merda dove alle 5 del mattino sono ancora sveglio. È solo questione di tempo. Domani iniziamo qualcosa di nuovo, iniziamo un altro Shantae, oppure devo guardare PS4 cosa ho voglia di iniziare, perché vi ricordo che ho sempre una vasta collezione di cose PS4 da fare che non ho mai fatto. Ci sarebbe tipo Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey, Uncharted, L'eredità perduta, c'è un bel po' di roba da fare, devo decidere. Cazzo. Bella Bert. Mazinga, ho già. Visto che oggi ho fatto Lupin, proseguiamo con gli anime. No, più che altro ho fatto live per finire Far Cry. Poi visto che l'ho finito ho detto facciamo un po' di retro. Ho voglia di giochini veloci. E sei sveglio, io ho appena finito di cucinare. Beh, sei chef, ci mancherebbe altro. Spider-Man lo devo ancora fare, Amy. Ce l'ho incartato da più di un anno, credo. Tutto tranne Uncharted. Perché? Perché tutto tranne Uncharted? Io lo adoro Uncharted. Devo fare lo spin-off, L'eredità perduta. Che ha che non va Uncharted? Final Fantasy, ne ho di roba da fare.
Ah, ti fa schifo. Ah, vabbè. L'ultimo dei problemi. 6 agosto 2020, conferenza PS5. C'è il durello, Amy? Ricordo che giovedì c'è la conferenza Microsoft. Probabilmente la seguiamo in live assieme ad Amy, che sarà qui a rosicare, a sparare cazzate. Spero solo nel prezzo, tanto che te ne frega. Uno che ha comprato 350 euro di PSP americana si fa problemi per il prezzo della PS5, eh? Io non dimentico, Amy. Non dimentico. Assimilo, ma non dimentico. Niente. Amy ha sempre il durello. Ma dipende, se tiro fuori il pad dell'Xbox gli cala. Non vuoi sentire la mia voce parlare di Xbox? Certo. Non vedo l'ora. No, no. Amy è solo sonaro. Non ha alternative di nessun tipo. Però se voglio smorzare l'animo di Amy, basta che faccio così. Faccio vedere il pad dell'Xbox. E a lui gli si chiude la valvola nel cervello. Niente. La notizia del 6 agosto, la data, il stesso che aveva dato la notizia del 13 luglio, abbiamo visto com'è andata. Ecco, non esistono altre console, conosco solo la Play. Mamma mia, mi spiace per te, Amy. Piuttosto che giocare con l'Xbox prendo la PlayStation. Mi spiace davvero per te perché ti perdi una gran console. Ma soprattutto ti perdi una console che funziona. Con dei servizi che funzionano, con un online che funziona e con delle funzionalità che funzionano anche, fammi aggiungere pure questa cosa. Vado a leccare la mia PS4, niente. Che sonaro. Ma fra Mega Drive e Super Nintendo cosa scegli? Fammi capire. Perché almeno voglio capire anche sotto quel lato lì di che sponda sei. Niente. Ah, ma lui se ne frega. Lui basta che sia la Sony e rischia qualunque cosa. Non ho ancora capito a cosa servono sti omini, ma va bene. Grazie per il raid, benvenuti. Bella Nori, fammi indovinare, hai portato Zelda. Attilanza, grazie per il follow, benvenuto. Ciao Nori, grazie per il raid ancora. Hai fatto un altro Zelda? Oppure hai iniziato finalmente Castlevania? Io ho finito Far Cry prima. Adesso stavo facendo un po' di retro. Fino a quando non crollo malissimo. Ciao Tilanza. Buonasera a te.
qualcuno che non ha le mani occupate riesce a vedermi quanti stage ha questo gioco per capire se è ancora lungo o se sono verso la fine, perché mi dispiacerebbe lasciarlo adesso, perché volevo fare qualcos'altro, volevo fare, che è bellino, però dopo un po' mi rompo. Zelda domani sera. Ah, che hai fatto quindi? Perché Nori che non fa Zelda è un casino. Cioè il mondo potrebbe risentirne di questa cosa. 8. Grazie Pasi. Multi con amici. Ah, ok. Avete sentito la notizia di coso? Rocket League a quanto pare diventerà free to play. E io dico era ora. E quel gioco a prezzo pieno non aveva molto senso. Sono 8, perfetto. Allora dai, si può finire. Buonanotte a Temi. Grazie ancora per la sub. Anche se l'hai fatta in maniera molto paracula, però grazie. Rocket League è di Amazon ora, vero? Non lo so. Non lo so. Non ho idea di chi sia passato, a chi siano passati i diritti. Di Steam. Hey Style. Quanto tempo, ma ciao. Con calma, con molta calma. Con molta calma. Basta, niente. Ho fatto il raid oggi, non me l'ha detto. Ah, mi hai fatto il raid anche te? Ma è strano, non mi è apparso nulla. Non mi è apparso. Grazie del raid comunque. Benvenuti a tutti. Ci devi fare due giri per finirlo, no? Facciamo un giro. Un giro basta e avanza. Volevo solo farci una partitella veloce. Non volevo di certo finirlo. Stavamo giocando assieme. Ah, ecco. Avete fatto il raid congiunto. Vabbè, grazie comunque. Mamma mia, c'è 4 CID. Quanto è bella 4 CID. Quanto è bella 4 CID. Una volta che passa di qua io perdo la brocca, perdo. Ciao, 4 CID è bella. Allora ogni tanto ti ricordi di chi ti dice sempre che sei bellissima, eh? Ti ricordi ogni tanto di me? Come stai, Giulietta? Che boss. Te ne lancio un'altra. Ti ricordi sempre, eh? Adesso che ci sei sto bene anch'io. Non è stato acquistato da Amazon ma da Emic, la casa di Rocket. Ah! È vero, passa ad Epic, hai ragione. Passa ad Epic Store, passa. Passa ad Epic. Bella mossa han fatto, va? Perché comunque è ancora giocato. Ma mi ha sempre conquistato 4 CID. Sempre. Balle. Roger, amante delle donne, non fa torti a nessuna. No, non farla gelosa. Seleziono accuratamente io. Io seleziono accuratamente a chi dire bella con due B. Non è vero. Amante di tutti, non è vero. Siete dei bugiardi, falsi e tendenziosi.
Solo pochissime meritano il mio bollino, quanto sei bella. Seleziona accuratamente. E 4 cd è bella. È molto bella. Ok. Ciccio, anche no, eh. C'è un boss. Voglio altre bombe, voglio. Niente. Chi ha detto bollino? Ha sentito bollino ed è partito, eh. No, Berto, non lo dico a tutte. Cioè, cosa state dicendo? State sparando delle cavolate. Non tanto a bella mossa, Epic sarà a pagamento per i primi tempi quanto... Mentre su Steam free to play. Ma strano che Epic faccia una mossa così. Una casa che regala giochi, che si mette a fare quel tipo di robe, non lo so. Non mi sembra... Poi magari mi sbaglio, Comunque, sono dell'idea che quel gioco lì, fin dall'inizio, io l'ho sempre detto, quel gioco lì doveva andare free to play, fin dall'inizio. Ok, quindi questo è l'ultimo stage. Comunque, che sia messa agli atti, io faccio selezione a chi dire bella, mica lo dico così a caso. E se lo dico perché è vero. Potrei dire anche a Nori che è bella. Perché no? Anche io rilascio bollini a modo mio. So che il bollino ufficiale lo lascia solo Scarax. Maledizione. Perché adesso mi segna 4 così di energia? Perché mi segnava 4 così di energia? Ah, adesso me ne segna di nuovo 3. Devo aver preso un power up di qualche tipo. Ci ha giocato Scarax, ci ha giocato meglio di me, ci ha giocato, questo è poco ma sicuro. L'impegno c'è. Il fatto che io non mi applichi è un altro discorso. Ok. Il gioco sarà gratis su Epic, sia su Epic che su Steam, però solo chi possedeva... Ah, per chi possedeva già il gioco. Ah, direttamente su Epic va. Vabbè, comunque. Hanno fatto una bella mossa, secondo me. Poi ripeto, per me a priori quel gioco lì va messo free to play. Change my mind. Il supporto per chi lo aveva già su Steam continuerà, ma non per i nuovi utenti. Vabbè, giustamente chi l'ha pagato è giusto che abbia qualcosina in più, eh. Comunque è una community non da poco, eh. C'è ancora tanta gente che ci gioca. 10.000 ore su Rocket. No, ma guarda che c'è gente che... C'è proprio una community forte, cioè... Minchia, 10.000 ore. Sei fognato di brutto.
tecnicamente finito. Cioè lui mi fa rifare adesso da capo, sì. Sì, sono due loop, sono. Sono lo stesso livello ripetuto. Bello, però non ho voglia di farci due loop. Faccio magari un save di sicurezza, magari lo riprenderò un'altra volta, però farci due giri non ho proprio, non è proprio cosa di farci due giri. Allora, vediamo un attimino cosa possiamo fare. Se Ionex ci ha guadagnato un bel po', noi vecchi utenti avremmo in premio DLC e altre robe. Beh, ma è giusto che chi ha supportato il gioco fin dall'inizio abbia qualcosa. È giusto. 10.000 ore prendi il permesso per il volo, cazzo? A voglia. È rarissimo. Allora, vediamo cosa fare. Vediamo un po' cosa fare di bello. Magari un altro gioco per far felice il nonno Zelda. Per far felice il nonno Zelda dovrei mettere Cyberpunk, dovrei mettere. E mi sa che non è uscito su Mame. Allora, cosa possiamo fare di... prima di crollare dal sonno malamente? No, non lo so se gli piace solo Cyberpunk. So che gli piace la roba spaziale. Allora, sto pensando, se no faccio uno Street Fighterino quasi quasi. Intanto cambio schermata, cambio. Intanto cambiamo. Prima cosa. Ti ho visto anche oggi pomeriggio? Sì, io faccio sempre live di pomeriggio. Dalle 3:30, tutti i giorni, dalle 3:30. Solo che volevo finire Far Cry, ho detto facciamo una live di sera se non crollo. Ed è una cosa che dico già da un pezzo però, e stasera ce l'ho fatta a farla. Allora, facciamoci un Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Cambio solo controller a livello grafico. Un po' che non ci faccio una partitella. Io direi che questo è più indicato. Perché non metti Toki? Mi piace tanto i suoi giochi. Io a Toki non ci so giocare. Io a Toki faccio forse un livello, faccio non di più. Non ci so proprio giocare a Toki, è più forte di me. Allora prendiamo Akuma di sicuro. E Cyclop. E ti credo, fa schifo Toki. Attenzione a dire così con Scarax in live. Attenzione. No, no, bello Toki, che per carità, ma non ci so giocare. Ci ho provato una volta. È più forte di me. Non ci so proprio giocare. Faccio, quando va bene faccio due livelli, per non parlare del remake, che dovrebbe essere più facile, non riesco neanche a fare quello io. Con il picchiaduro mi arrangio già di più, mi arrangio. Stare calmissimo. Ventun hit. Oh, ho sbloccato un achievement, Combine Devastation. No, ho capito, però
Aspettiamo Tokyo 2, magari. Tokyo più Rigar, Ninja Gaiden più Atari Lynx era la mia combo preferita. Ti perdono perché sei il mio fratellone. Atari Lynx io non conosco quasi un cavolo, non conosco. Ce l'ho il ROM set. Anzi, Scarax, se ti viene in mente qualche titolo degno di nota che dovrei guardare per Atari Lynx, dimmelo. Che io ne conosco giusto un paio, ne conosco per Atari Lynx. È bello che Atari Lynx ce l'ho anche avuta per un po' perché me la prestarono, però avevo solo California Games e uno shooter, mi pare, che era tipo Raiden, forse. È buona. Facciamo di nuovo l'attacco combinato. No, devi star calmissimo. Via. Doppia. Fallita anche la doppia. Devi stare calmo, devi stare. Olè. Notte, nonno. Attacken Splugen. Io ho avuto la malsana idea di iniziare tutta la saga di Castlevania alla porta nel weekend. Domenica ho finito Super Castlevania 4 in appena 6 ore. Allora l'hai iniziati Castlevania? È il primo Castlevania che hai fatto, il Super Castlevania 4? Il tuo esordio con i Castlevania è stato quello? GG. Ah, lo sappiamo che per De Pasi è il migliore Haunted Castle. Comunque notte, nonno. No, questo è un cagacazzo epocale, questo, in sto gioco. Ti spamma tanta di quella roba che ti spamma anche le mosse degli altri ancora un po'. Mi ha ninjato malissimo. Niente, ninjato. E vaffanculo. Che abbiamo adesso, Capitano America? Fattibile, fattibile. Adesso secondo me Nori dovresti provare l'altro lato dei Castlevania, quindi quelli stile Metroidvania, quindi quelli esplorativi dove devi anche grindare, prendere armi, enigmi e cose varie, secondo me. Poi se vuoi continua con quelli lineari. Ovviamente fra i Metroidvania ti consiglio il Symphony of the Night, così hai un quadro completo di quelli che sono i Castlevania. Io ad esempio personalmente preferisco quelli Metroidvania, Scarax invece preferisce quelli lineari tipo Super Castlevania 4, che sostanzialmente vai da punto A a punto B. Come ti avevo già accennato la volta scorsa. Bene. No, no, via, 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 via. Questo gioco comunque è così balordo che pure uno come Dalsim è infame.
cazzo. No, ho sbagliato. Niente, ho sbagliato lato, ho detto, infatti. Fanculo. Addio. Vado più o meno per uscita cronologica. Pensavo di portare Bloodlines, quello Mega Drive. Bello. Bella Gisato. Bello, bello, bello. Anche quello. Ah, sa, dai. Che ore sono? 34. Dai, facciamo ancora. Facciamo ancora qualcosa. Facciamo. Niente, se sei tornata così a caso, sei tornata. Sì, ancora un pochino, poi stacco tantissimo. Oh, anche qua c'è un gioco di golf. Stavo facendo un girettino fra gli arcade, stavo facendo. Cosa possiamo fare? Di rapido e di indolore prima di crollare malissimo. Allora. Sei arrivato tardi, ho già fatto il golf. L'Albatros non lo farò mai in vita mia. Allora, cosa? Wonder Boy anche no. Non voglio morire. Undercover Cops. Ah, volevo provare SWAT Police, che me lo sono messo da parte. Cioè, lo volevo provare, l'ho già provato, a dire il vero. Poi, un altro gioco che voglio fare per Nintendo è questo qua, Euphoria The Saga. Che sembra molto carino. Una partita con la... Ah, con la Scozia, dici? Mi tenti. Dai, facciamo una Scozia. La Scozia è il circuito segreto di New Turf Master, solo versione CD. Fatemi cambiare un po' la graficuccia. Sapete che io ci tengo a ste cose. Tac, tac. Ok. Che succede? Kerberos. Bella Opi. Immagino sia stata un'idea di Opi. Kerberos, grazie per il follow. Grazie per il follow, grazie per il ride, benvenuti a tutti. Ciao Opi. Così ad intuito è stata un'idea tua, eh? Ma buongiorno a voi. Che avete fatto di bello? Facciamo uno shoutino, facciamo a tutti e due. Voilà, grazie per il follow, per il ride. Foto profilo top, lasciatelo dire. Adesso ti lascio anche il followino, perché se lo dice Opi, io mi fido tantissimo. Bella Lord. Dato un followino anche a Opi, che ha fatto Monkey Island, GG. Ma ci mancherebbe. Comunque grazie per il raid e benvenuti a tutti. Stavo facendo un po' di retro game dopo aver finito Far Cry New Dawn, che mi è piaciuto parecchio, mi è piaciuto. Però visto che non ero ancora cotto, ho detto facciamo un po' di retro game. Lasciato il followino a Kerberos, ma fatelo anche voi, mi raccomando. Adesso stavo facendo Neo Turf Master, ma la versione Neo Geo CD, che ha un circuito segreto che è infame da morire e io mi voglio del male oggi, quindi ci facciamo ancora un giretto qua. Eccolo qua. Abbassiamo un po' il volume. Li posso fare solo io, Puccettone, grazie comunque. Sì, glielo faccio io comunque a Lord. Io porto spesso retro game, ma anche roba
nuova. Infatti prima ho fatto Far Cry New Dawn. Allora, sta buca qua è infamissima, perché l'unica è mandarla alla sinistra dell'ultimo bunker. Quindi noi ci proviamo così. È andata più o meno bene, dai. L'ho messi solo per me, Ti piace il retro game, Kerberos? Perché se è così siamo amiconi, siamo già amiconi. Ok. Tanto qua il massimo che riesco a fare è par in questo cazzo di circuito. Ti piace ma non è mai praticato abbastanza. Potrebbe essere un inizio. Allora, 54 devo fare. La mettiamo altissima. Troppo. Allora, par. Ma vaffanculo. Cioè, sta Scozia è di un'infamità assurda. Sì, quello è un effettino che gli do io alla grafica, per farlo sembrare come il cabinato da sala giochi. Carino, New Dawn mi sta piacendo abbastanza. L'ho finito prima, Pilo. E gli ho dato un bel 8,5, gli ho dato, perché comunque se lo merita. Se lo merita assai, se lo merita. Sì, comunque un effettino gli do un po' di sporcatura, come si dice. Che infame pure questo. E poi gli do la sondatura sui lati. Madonna, che infame. Qua la devo solo tirare fuori dal bunker, non devo fare nient'altro. Hai fatto bene, Pilo. Abbiamo il vento a 2. 150. Ci arrivo giusto, ci arrivo forse. Proviamoci. Vedi, ci sono pure le yard sballate in sto circuito. Sì, è il CRT Geom, esatto. Però gli ho dato una modificata alle scanlines perché erano troppo pesanti. E io pesanti così non le voglio. Però io devo far 19, devo fare, scusa. Facciamo così. Fanculo. Ogni tanto non sentite gli effetti sonori, normale, perché questa è la versione Neo Geo CD. Sì, ho sbloccato tutte le armi, ho fatto un po' di grinding pesante anch'io, ho sbloccato tutte le armi io. Continuiamo. Però perché non mi carica del tutto i suoni? Ogni tanto sclera. No, va bene, dai. Questo qua, Kerberos, Stick Arcade, quello che uso per i retro game da sala. Poi, quando devo giocare, ad esempio, al Super Nintendo, uso questo qua. Lo uso anche per altri retro game. E poi per il resto uso il pad dell'Xbox One. Cambio tre pad alla volta, io ho dei problemi, oh. Allora, io qua potrei fare la furbata, visto che sono 4,68. Minchia, non mi ricordo mai qua. Proviamoci, dai. Perché non mi ricordo mai qual è la sua... Vedi? Ciao, cappino. E all'inizio sì, bisogna grindare un po'. È arrivato cappino e mi è finita la palla nell'acqua. Chissà come mai. Comunque questo qua ci tengo a specificare, onde evitare che qualcuno dica quanto è scarso quello, che non avrebbe tutti i torti, che questo circuito qua non è presente in sala giochi. È presente solo nella versione Neo Geo CD. È un circuito segreto ed è infame da morire. È infame da morire, come state guardando. Sì, dai, ho perso tanto. Settimo tiro, dai. La facciamo alla cazzo, dai. Finisci proprio nel nulla. Ah. Troppo difficile.
No, non sono segreti miei, basta googlare, non sono segreti miei. Anzi, me l'ha detto pezzo di nerd, me l'ha detto. Io non la sapevo neanche sta cosa. Ad esempio, questo qua è un tiro, è una buca singolo tiro, però c'è un albero davanti. Mi piace molto la componente di grinding, ma infatti io offline ho fatto praticamente solo grinding, che mi piaceva più quello della storia ancora un po'. Proviamo così. Figurati se va. Sa, facciamo, proviamo a rifarla da capo. Proviamo a rifarla da capo. Perché è terribile. Proviamo a rifarla da capo, dai. Comunque devo dire, Far Cry mi è piaciuto proprio tanto. Non so perché tutti l'hanno massacrato. Allora, per sbloccare il circuito segreto comunque, basta semplicemente andare nella selezione circuito e fare una Hadouken con il tasto D, partendo da sinistra, e vi apre questo menu qua, Scozia. La storia non è delle migliori, mentre 5 il gameplay non mi è piaciuto troppo, ma la storia è molto. Ma guarda che il gameplay è simile, se non uguale. Cambia qualcosina, ma è lì. Ormai massacrano tutto, sono tutti grandi esperti e cultori del videogioco. Esatto. A me è piaciuto. Però dico, a livello di gameplay, cioè è uguale al 5 alla fine. Fermati. Storia è il proseguo del 5. È raccontata in certi punti forse un po' troppo veloce. Però va bene, mi piace come ritmo, mi è piaciuta. Allora, 185, la mia mazza fa 190. Gli diamo meno, gli diamo. Forse riesco a fare un birding sto cazzo di Scozia. Forse. Miracolo. No, figurati, ancora più volgare e scurrile. Sono tutti gran coglioni senza magari aver giocato a nulla. Vabbè, io di Far Cry New Dawn ho sentito solo critiche, ho sentito. E comunque ricordiamoci che è un gioco che era venduto comunque a titolo budget, 39,90. Io sono esperto e cultore del videogioco e non dispenso voti ma bollini. Attenzione al bollino di Scarax. Madonna, che infame questa. Io non so ancora come farla. E infatti, bunker. E dobbiamo solo tirarla fuori dal bunker adesso. Per buttarla in un altro bunker. E infatti io il mio bellotto gliel'ho dato, eh. Rage quittino, mi sono rotto le balle. Va bene, dai. Con la cansim argentino mi sto prendendo un sacco di giochi a poco. GG. Allora, fanciulli, io vi ringrazio a tutti. Stacco l'arcade stick. Tutto un rumorino è normale. Facciamo partire i ringraziamenti. Nel mentre cerchiamo qualcuno da raidare. Vi ricordo, torno domani pomeriggio, 15.30, andiamo a fare qualcosa di nuovo, non so ancora che cosa, probabilmente qualcosa PS4, perché ho appunto un backlog che non finisce più. Vediamo chi c'è. Allora. C'è Kebit con un gioco PAL? Andiamo a vedere Kebit. Che gioco PAL sta facendo? Contra pure lui. Sta facendo Contra pure lui, attenzione. Va bene, dai. Allora, controlliamo bene
anche altri che ci sono. C'è lo chef che è solo soletto, però io, lo sapete che la mia politica sul raid è di andare da chi ha meno persone, è proprio la mia politica, quindi mi sa che andiamo da chef. Così gli lasciate anche un followino che sta portando retro, non so cosa sta facendo di preciso, adesso lo vediamo. Intanto io ringrazio la sub di Scarax regalata da Laura, la sub di Monopoli fatta di sua spontanea volontà, non lo so ancora perché, 7 mesi, la sub di Giocherina regalata da quel matacchione di Emi, nuovi followers Kerberos, Attilanza, i raid di Kerberos e gli altri non me li ricordo più. Ci vediamo domani pomeriggio alle 15.30, che facciamo appunto qualcosa di nuovo, facciamo, mamma mia perché usate questi nomi complicati, iniziamo qualcosa di nuovo e aspetta, ma è ancora in starting, è ancora in starting, allora andiamo da Kebit, credo che avesse già iniziato, io devo purtroppo staccare perché sto crollando tantissimo, sto crollando, vabbè gli faremo un raid un'altra volta, andiamo da Kebit, cambio di programma, ci vediamo domani pomeriggio comunque 15.30, siete belli belli belli, dai, raid è partito. E ancora una volta andiamo da Matteo HS, da Matteo HS ci vai tu, dai, salutate Kebit, mi raccomando, buonanotte a tutti, notte libba, siete belli, domani 15.30 roba nuova, ciao.